Nuova stagione della Fiat Auxilium Torino, quali sono i pronostici? Ma pronostici non ne facciamo, la pallacanestro, lo sport in generale è difficile da prevedere. Abbiamo detto vogliamo crescere, se l'anno scorso abbiamo sfiorato i playoff, quest'anno vogliamo fare i playoff. La Coppa Europea che facciamo è un grande risultato, la partecipazione, perché riconosce un progetto e ci dà una visibilità che non avremmo potuto nemmeno sognare 2 anni fa quando siamo tornati in Serie A. E qualsiasi cosa possa venire dalla Coppa Europea sarà comunque qualcosa in più del sogno che abbiamo fatto quest'anno. Il morale della squadra? Ma buono, devo dire la verità, abbiamo cominciato una preparazione dura, piano piano stiamo limando le ultime problematiche tecniche e fisiche. Sembra essere un bel gruppo, il vicepresidente Francesco Forni lo ha detto, è un gruppo soprattutto di begli uomini prima che bei giocatori, e questa è una cosa che abbiamo cercato di fare a tavolino ed è la base per poi riuscire nei momenti di difficoltà che ci saranno durante l'anno a superare questi momenti e ottenere comunque buoni risultati. Purtroppo il cammino non è stato quello che tutti ci auguravamo, complice qualche piccolo inconveniente, ritardato arrivo di qualche giocatore, piccoli infortuni e una condizione eterogenea che forse ad oggi non ci permette ancora di dire di poter fornire la miglior performance possibile, però ritengo che siamo in dirittura di arrivo e quindi di qui alle prossime 2 settimane essere in grado di fornire la miglior prova possibile nella gara d'esordio di Brindisi. Il capitano dell'Auxilium Torino, la stagione, le sensazioni? Ma tutte positive, però siamo al primo mese, c'è grande voglia di lavorare, grande voglia di stare insieme, adesso il campo, lasciamo parlare al campo. Un calendario fitto di incontri? Sì, ritorno in Eurocup dopo tanti anni, una bellissima cosa, tante partite, tanto spettacolo, speriamo di portare a casa più vittorie possibili. Qual è lo spirito della squadra? Ma oggi ottimo, gran voglia di lavorare, di far bene, entusiasmo, tutto positivo.